Rientriamo in studio e ci ha raggiunto il procuratore della Repubblica di Castrovillari, il dottor Eugenio Facciola. Grazie, dottore Facciola, per essere con noi. Benvenuto nei nostri studi, innanzitutto. Grazie a voi. Con lei vorremmo parlare di quello che è accaduto, diciamo, soprattutto negli ultimi mesi nel territorio di sua competenza. Lo ricordiamo, Castrovillari, quindi anche parte della Sibaritide. E in particolare sarebbero tanti gli argomenti, anche perché una procura che ha un territorio di competenza molto vasto, anche dopo, insomma, l'accorpamento con Rossano, ma ormai stiamo parlando di preistoria sotto un certo aspetto. Dicevamo, partiamo da quella che può essere un po' attualità, anche se poi è successo anche del resto, però 20 agosto, la tragedia del Raganello di Civita, lei è intervenuto subito, ha anche dichiarato più volte di voler accelerare, perché è giusto, chiaramente, sia da un punto di vista, diciamo, per chi ha perso la vita, per i familiari e per, insomma, considerazioni di questo tipo, ma anche perché la natura fa il suo corso e poteva essere compromesso anche, insomma, come dire, la scena, assolutamente il momento, insomma, i luoghi dove è avvenuta la tragedia. Rilievi molto difficili, a che punto siamo? Allora, finita la fase dei sopralluoghi in campo, per così dire, che ha portato via parecchio tempo, più del previsto, perché evidentemente i luoghi erano non solo impervi, ma non siamo stati per nulla aiutati dalle condizioni atmosferiche. Quindi è stato un periodo davvero di piogge durante l'autunno che hanno ritardato ovviamente gli interventi. Sopralluoghi che hanno avuto una valenza importantissima, sia per conoscere esattamente tutto il territorio interessato e altresì per verificare quali fossero in realtà le condizioni al momento del fatto, quindi al momento del 20 agosto. Quindi parliamo di condizioni di sicurezza, parliamo di condizioni di accesso, condizioni di percorribilità di questo, chiamiamolo, sentiero interno alle gole, eccetera, che è un posto straordinario di una bellezza incredibile, con però pericoli che sono immanenti e dappertutto, sono pericoli di vario genere. Noi abbiamo fatto un'attività durante i sopralluoghi in assoluta sicurezza, sia per il personale che interveniva nella circostanza e ringrazio, ne approfitto ancora una volta per ringraziare i vigili del fuoco perché hanno dato, il Comando Provinciale di Cosenza ha dato non solo una grossa mano a queste attività, ma davvero con una dedizione, una passione, una esperienza notevole hanno collaborato con i nostri tecnici. E durante proprio uno di questi sopralluoghi si è staccato letteralmente un masso da una cima ed è precipitato giù. Per fortuna c'erano le condizioni di sicurezza, quindi tutto il personale è stato allertato e si sono messi in salvo, per così dire. Quindi per dire, ricordo questo episodio proprio per dire quale fosse la difficoltà, insomma, del sito complessivamente considerato. Ancora ovviamente ci sono indagini in corso, quindi parlare di conclusioni non è possibile. Stiamo verificando altresì tutta un'altra serie di dati dal punto di vista amministrativo, quindi proprio di organizzazione, di gestione del territorio. Ecco, lei giustamente finora l'inchiesta, mi riferisco ai nomi degli indagati, che sono sette, lo ricordiamo fino a questo momento, ha colpito un po' il profilo istituzionale, il profilo, tra virgolette, mi lasci passare questa parola, pubblico. C'è la possibilità che si arrivi anche all'emissione di nuovi avvisi di garanzia che vadano oltre, magari. Non dico chiaramente, non la chiederò mai di fare dei nomi perché so che comunque sarebbe uno sforzo inutile in questa sede, ma soprattutto c'è la possibilità di avere ulteriori indagati che tocchino altre sfere. Guardi, l'informazione di garanzia è stato un atto non solo dovuto, ma necessitato in quella fase perché si trattava di fare accertamenti ripetibili, di natura ripetibili, quindi ovviamente parliamo di luoghi soggetti a grande modificazione a seconda proprio delle condizioni atmosferiche, quindi era necessario poter svolgere questa attività e mettere quelli che sono i potenziali indagati nelle condizioni di sviluppare da subito tutta la propria linea difensiva nella circostanza. E così è stato.
perché hanno nominato ovviamente i propri consulenti, quindi hanno partecipato. È una fase di accertamento della verità, cioè noi non abbiamo, chiaramente non c'è una precondizione, un pregiudizio nei confronti di nessuno, ma parliamo di atti di garanzia, di assoluta garanzia per gli indagati in questa fase. Perché diciamo i primi cittadini, per così dire, o comunque i rappresentanti istituzionali, perché poiché si tratta di un territorio molto particolare, le Gole del Raganello sono un patrimonio non solo del Pollino, del Parco del Pollino, ma sono un patrimonio davvero della Calabria e forse dell'intera Italia. In altre zone del nostro paese sono convinto che avrebbero avuto una, non solo uno sviluppo, una, soprattutto una regolamentazione proprio in punto di fruibilità di quest'area. Per vocazione turistica, per quello che potrebbe comportare proprio per una corretta, sana gestione turistica. Purtroppo qui da noi tutto questo mancava, abbiamo trovato una situazione la sera del 20 agosto, io mi sono recato sul posto dopo qualche ora dal disastro, da quello che era accaduto, e ho verificato una situazione di totale confusione. Quindi sia dal punto di vista dei soccorsi, sia per quanto concerne proprio la macchina organizzativa. Attenzione, non parlo di chi è intervenuto hanno fatto un'opera ammirabile che non finirò mai di ringraziare, perché quel pomeriggio i morti del Raganello potevano essere sicuramente più di 10. Quindi è la macchina... Sono stati bravissimi, ripeto ancora una volta, non solo i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri forestali che sono intervenuti, che erano sul posto perché hanno tratto in salvo bambini, hanno tratto in salvo persone, abbiamo recuperato e diverranno pubbliche quando sarà il momento, è chiaro, ci sono delle immagini, abbiamo recuperato dei filmati che dimostrano in tutta la gravità quello che è accaduto. Ecco perché allora il mio applauso va davvero a queste persone. Però era un intervento che non era organizzato, non era strutturato, perché probabilmente mancavano proprio tutte le fasi, diciamo, amministrative a monte che servivono in questi casi, ecco, in queste situazioni. Ecco, poi le chiederò una considerazione finale molto più generale, meno particolare, cioè, su... Concludo per dire che sì, ancora essendo le indagini in corso, sì, non è escluso che ci saranno altre situazioni, magari verranno individuate altri responsabili rispetto a quelli che oggi hanno ricevuto le informazioni di garanzia. Quindi è una situazione in divenire come ogni indagine. Ecco, mi ricollego appunto per, poi le farò una, diciamo, una conclusione, le chiederò una conclusione di tipo diverso, perché sempre magari parlando di incuria del territorio è accaduto un qualcosa non dissimile fortunatamente nella Sibaritide a Corigliano qualche settimana fa, il fiume Crati, esondazione, ancora una volta si è sfiorata la tragedia in questo caso, certo, solamente per caso o perché qualcuno era sveglio in determinati orari, no, e ha dato l'allerta. C'è stata una persona che rientrava alle 2 di notte. Esattamente, mi riferisco proprio a quello. Per fortuna rientrava alle 2 di notte e ha visto, si è trovato il fiume già sulla strada, ecco, e quindi ha dato l'allarme. Ma guardi, questo è un po' la situazione della nostra terra. Ecco, la considerazione complessiva è questa. Purtroppo è drammatico, ma è un dato costante. Se noi pensiamo che il 12 agosto del 2015 ci fu quella tremenda alluvione, inondazione di Rossano Corigliano, e per fortuna non si registrò neppure un ferito in quella circostanza, quindi non solo una vittima, ma un ferito. Solo danni a cose, tanti danni a cose, ma non danni a persone. Perché la casualità volle che in piena estate tantissima gente ancora dormiva, e quindi quando si è verificato quel fiume di fango improvviso, eccetera, nelle due cittadine, ancora molti erano a casa a riposare, eccetera, quindi per strada c'erano solo le macchine. Allora, che cosa è accaduto dopo quel 12 agosto del 2015? Nulla. Nulla, perché noi abbiamo ricostruito un po' in punto di responsabilità, abbiamo posto in atto dei sequestri, abbiamo inviato informazioni di garanzia, stiamo chiudendo adesso quel procedimento penale, ma in realtà quello che poi si verifica da una parte lo registriamo fronte Crati. Fronte Crati è la stessa situazione che già si è avuto il 2013, ma ciclicamente, cioè ogni inverno, c'è sempre una esondazione, o se vogliamo dire diversamente, il Crati esce fuori più o meno nella stessa zona.
Perché allora accadono queste cose? Perché da una parte il territorio è incontrollato, dall'altra parte quando la magistratura interviene e mette nero su bianco che ci sono dei punti critici dove qualcuno non è intervenuto, si continua a non intervenire. Questo è il problema. Se noi consideriamo che l'alluvione, l'esondazione del Crati, l'ultima di cui si sta parlando, si è verificata esattamente nel punto dove già nel 2013 c'era stata questa problematica e dove si è ripetuta lo scorso anno, nel 2017, quindi non scopriamo, non è nulla di nuovo. È il fiume che a un certo punto per le forti piogge si ingrossa, ovviamente non essendoci più l'argine, è costretto ad allargarsi nei punti più impensati. Ma perché non c'è più l'argine? Perché si allarga? Diciamolo una volta per tutti, si allarga e succede questo perché chi ha occupato in maniera impropria, in maniera illegittima, il terreno del demanio fluviale per piantare l'aranceto, l'uliveto, per le proprie colture, i propri affari, di fatto ha creato un danno incalcolabile ed è per questo che il fiume purtroppo non trova più sbocco da quella parte, certamente. Perché il terreno cambia proprio la conformazione, non assorbe più l'acqua, quindi non si allaga nemmeno quel terreno, ma in realtà non assorbe l'acqua, l'acqua passa su velocemente e arriva dove ci sono le anse, i curvoni, dove l'argine già è malmesso da ormai da decenni, anni. Perché l'argine che è venuto meno era l'argine che già per parecchi metri lo scorso anno qualcuno aveva scritto, la Protezione Civile già aveva relazionato alla Procura, ma non solo alla Procura, a tutte le autorità competenti, e quell'argine è stato lasciato così, mezzo crollato. Quindi se non si interviene ogni volta avremo sempre queste situazioni e soprattutto sono situazioni di una criticità unica. Cioè, nessun cittadino può dirsi veramente al sicuro nelle proprie case, visto che purtroppo il territorio è così incontrollato. Certamente. Senta, come siamo in chiusura, io le chiedo un flash, davvero un flash, perché lei è stato l'unico magistrato in 29 anni a dimostrare che Denis Bergamini non è stato, che non si è suicidato, ma è stato ucciso. Ultimamente, proprio qualche giorno fa, un giornale, un settimanale, ha dato diciamo, una novità, che ovviamente chiedo a lei conferma, ci sarebbe stato un testimone che avrebbe visto il corpo di Bergamini, il cadavere di Bergamini sull'asfalto, e pare che, secondo quello che dice questo giornale, sia stato anche ascoltato dagli inquirenti questo testimone oculare. Guardi, io sulle indagini in corso non, chiaramente non parlo, non sperate di ottenere informazioni. La storia di Bergamini, è, almeno fino a un certo punto, fino a quando sono subentrato io in questa indagine, viaggia su internet, sui mezzi di informazione ormai da decenni, quindi con tanto di fotografie, di registrazione, addirittura file audio. Io ho visto cose inenarrabili che sono accadute, sì. E non so nemmeno come è stato possibile che nel corso degli anni siano andate in circolazione queste notizie, che attengono sempre comunque a un fascicolo, un procedimento in corso, e peraltro che coinvolge persone che sono, diciamo, già all'epoca erano già indagati, iscritti al registro degli indagati, quindi per davvero rispetto della posizione di chi era coinvolto, sia come vittima sia come persona indagata, quindi questo era materiale che non doveva andare in circolazione. Ma al di là di questo è chiaro, ci sono delle attività, l'attività principe è stata quella della riesumazione del cadavere con la prova scientifica che è stata acquisita. Questo è un dato importantissimo, è un dato ovviamente che... Che rivoluziona il quadro, che ha rivoluzionato totalmente il quadro, perché abbiamo avuto una conferma comunque. Guardi, è prematuro dare qualsiasi tipo di valenza a questo atto, però forse è il primo atto che rende giustizia dal punto di vista umano alla vittima, perché ne abbiamo lette, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Oggi credo che almeno da questo punto di vista avremo delle certezze, e non è poco, certezze scientifiche. Magari ovviamente. Aggiungo io, avremo delle novità, questo lo aggiungo io, poi chiaramente non mi dà alcuna anticipazione, ma ci stai così. Grazie dottore Facciolo per essere stato con noi, grazie, grazie a voi. Ovviamente a tutti quanti voi per averci seguito, e vi lasciamo alla nostra programmazione.